A Mignano Montelungo la caserma dei carabinieri è stata intitolata a Tiziano Della Ratta, presenti autorità e familiari. La DIA sequestra beni per 2 milioni al camorrista Vincenzo Ascione e latitante referente in Toscana del clan Birra Iacomino. Prosegue la campagna itinerante di sensibilizzazione contro la violenza di genere della polizia Questo non è amore. Oggi a Benevento tappa alla Rotonda degli Atleti nei pressi dello stadio. L'ASL di Benevento informa e fa sapere al via la campagna vaccinale anti-influenzale. In un vicolo della città di Benevento, murata in una casa, una scultura del dio egiziano Amon-Ra del I secolo d.C., scoperta fatta dall'artista sannita Giovanni De Noia. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito, ancora un riconoscimento per l'appuntato scelto di Sant'Agata dei Goti, Tiziano Della Ratta, ucciso in un conflitto a fuoco a Maddaloni per aver cercato di sventare una rapina. Oggi la cerimonia a Mignano Montelungo. Il servizio. Una caserma intitolata Tiziano Della Ratta, appuntato scelto, medaglia d'oro al valor militare, ucciso a Maddaloni il 27 aprile del 2013 in un conflitto a fuoco nel tentativo di sventare una rapina. La cerimonia di inaugurazione a Mignano Montelungo, alla presenza del comandante interregionale Carabinieri, il generale Giovanni Nistri, del comandante della Legione Carabinieri Campania, generale Mario Cinque, delle autorità giudiziarie, delle autorità civili e delle altre forze dell'ordine. Sono inoltre intervenuti rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri e degli organi di rappresentanza militare. Nell'occasione il comandante provinciale Carabinieri di Caserta, il colonnello Alberto Maestri e il comandante interregionale, il generale Giovanni Nistri, nel corso del loro intervento hanno ricordato che l'inaugurazione di una caserma rappresenta per i carabinieri un momento di festa, ma anche di riflessione sul non facile compito che quotidianamente viene affidato ai militari, ovvero quello di tutelare la sicurezza e la convivenza pacifica della comunità che li ospita. Il nuovo presidio dell'arma, ha ricordato il comandante provinciale, va ad arricchire le quasi 5.000 stazioni disseminate nell'intero territorio nazionale, da sempre primi e indispensabili punti di contatto, sensori sul territorio dei problemi e delle necessità della popolazione. In particolare la stazione Carabinieri di Mignano Montelungo è competente su un territorio molto vasto di circa 100 km quadrati e comprende anche i comuni di San Pietro Infine e Galluccio, con una popolazione complessiva di circa 6.450 abitanti. Non potevano mancare i più sentiti ringraziamenti formulati direttamente dal comandante interregionale alla madrina dell'evento, la signora Vittoria Giannotti, moglie dell'appuntato scelto Tiziano Della Ratta, al figlio, il piccolo Alfonso, al papà di Tiziano Alfonso, alla mamma Antonietta e al fratello di Tiziano Angelo, tutti presenti alla cerimonia. La DIA ha posto i sigilli a beni per 2 milioni di euro appartenenti al camorrista Vincenzo Ascione. È latitante ed è considerato il referente in Toscana del clan Birra Iacomino. Sentiamo. La Direzione Investigativa Antimafia di Firenze ha sequestrato beni per un valore complessivo di 2 milioni di euro al latitante pluripregiudicato Vincenzo Ascione, 62 anni, di Torre del Greco, detto Babba Laccone, considerato il referente in Toscana ed in particolare nella provincia di Prato del noto clan camorristico Birra Iacomino. Il provvedimento scaturisce da complesse investigazioni economico-finanziarie che hanno evidenziato una netta sproporzione tra l'ingente patrimonio accumulato tra il 1996 e il 2012 da Ascione e dai suoi congiunti rispetto alla capacità reddituale dichiarata dagli stessi. Ascione è tuttora ricercato in virtù di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Firenze nel 2013 per i reati di tentata estorsione ed usura in concorso commessi dal 2008 al 2013 in danno di commercianti pratesi che gestivano attività commerciali in provincia di Pistoia. Ascione risulta inoltre gravato da numerosi precedenti giudiziari. Nel 1980 è stato condannato dal Tribunale di Napoli per contrabbando e dalla Corte d'Appello dello stesso capoluogo per induzione e sfruttamento della prostituzione. Nel 2006 è stato condannato dal Tribunale di Prato per violazione delle norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. Nel 2010 è stato condannato dalla Corte d'Appello di Firenze per ricettazione. In ultimo, nel 2011 è stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Prato per il reato di estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso.
Verranno presto assegnati a 17 comuni casertani oltre 1.000 beni confiscati alla criminalità organizzata per un valore di circa 20 milioni di euro, tra essi una maxi azienda agricola, simbolo una volta del potere economico criminale dei casalesi e le ville dei boss come Nicola Schiavone e Antonio Iovine, quanto emerso oggi nella conferenza dei servizi convocata nella prefettura di Caserta, a cui hanno preso parte il prefetto Raffaele Ruberto, il responsabile dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati, Ennio Mario Sodano, e i sindaci dei comuni casertani dove sono ubicati i beni da assegnare. I beni sono ubicati in 17 comuni, come abbiamo già detto, in terra di lavoro. Tra questi c'è Casal di Principe, Casa Pesenna, San Cipriano d'Aversa, Trento la Ducenta, Cancello Erlone, Villa Literno e Castel Volturno. Con la sentenza di primo grado e le maxi condanne dei presunti responsabili sembrava ormai una verità acquisita, quella dello scempio ambientale provocato dalla camorra casalese in combutta con imprenditori collusi e funzionari pubblici corrotti nei comuni di Giugliano in Campania e Parete, mediante lo smaltimento incontrollato e illegale in grosse discariche come la Resit di rifiuti urbani e tossici, spesso provenienti dal nord. Oggi però tutto potrebbe essere messo in discussione in quanto al processo d'appello a Napoli la Corte d'Assise ha accolto le richieste dei difensori di alcuni imputati, cui la Procura Generale non si è opposta, disponendo una nuova perizia che dovrà accertare se siano effettivamente inquinati i suoli sottostanti alla maxi discarica ubicata a cavallo tra le province di Caserta e Napoli, in piena Terra dei Fuochi. Il duplice omicidio nel 2007 oggi è stata fatta a piena luce sul cold case, identificati mandanti e killer di Domenico Sebastiano e Raffaele Bellofiore, il servizio dal napoletano. Sentiamo. Piena luce su un duplice omicidio di camorra maturato il 19 giugno del 2007 nel rione Toiano di Pozzuoli, identificando organizzatori, mandanti ed esecutori materiali dell'uccisione di Domenico Sebastiano e Raffaele Bellofiore, all'epoca dei fatti capi del clan Sebastiano Bellofiore. Secondo gli investigatori, a emettere la condanna a morte e a eseguirla con altre persone nel frattempo decedute furono i vertici dei gruppi camorristici Longobardi Beneduce e del Bivio, entrambi attivi per il controllo degli affari illeciti nell'area Flegrea. Si tratta di quattro persone attualmente detenute per altri reati di tipo associativo, due delle quali hanno ricoperto il ruolo di organizzatori e mandanti ed altri quello di esecutori materiali. Il duplice omicidio fu deciso per eliminare gli avversari e acquisire il completo controllo dei traffici illeciti nell'area Flegrea. Del gruppo di fuoco fecero parte almeno quattro persone arrivate a bordo di un furgone rubato davanti a un bar della zona. Scesero dal mezzo armate di fucili a canne mozze e spararono numerose volte alle vittime, che per cercare scampo si diedero alla fuga e tentarono di nascondersi in un parco e tra le colonne di un porticato. Il provvedimento emesso dal GIP di Napoli su richiesta della DDA ed eseguito dai carabinieri si basa anche su dichiarazioni di collaboratori di giustizia che hanno militato in entrambi i clan, passando dai Sebastiano Bellofiore ai Longobardi Beneduce, in ossequio alla logica del transito imposto ai vinti. Una senzatetto vittima da mesi delle violenze e delle sevizie di una baby gang che l'ha presa di mira insieme al giaciglio che la donna si allestisce di notte nella galleria Umberto I a Napoli. Tiziana, 40 anni, tossicodipendente, conosciuta dai commercianti, dai residenti della galleria, ha raccontato disperata la sua storia e con il volto gonfio dalle ultime percosse ricevute, Tiziana ha chiesto aiuto. I giovani dei collettivi studenteschi e dei centri sociali hanno lasciato l'aula dell'Università Federico II, che nel primo pomeriggio avevano occupato per impedire lo svolgimento di un convegno con Massimo D'Alema e Susanna Camusso. La decisione è stata presa dopo che gli studenti hanno riferito, hanno avuto la rassicurazione che l'iniziativa è stata annullata. All'interno dell'aula intanto è stato esposto uno striscione per invitare gli studenti del Dipartimento a scendere in piazza il 17 novembre in occasione della Marcia degli Esclusi, che partirà alle 9 da Piazza Garibaldi a Napoli. Vasta operazione antidroga con arresti e perquisizioni in tre regioni, nelle Marche, in Campania ed Emilia-Romagna, denominata in codice Due Mari, operazione condotta dai carabinieri e il servizio.
È partita 2 anni fa dalla denuncia di una madre disperata per la dipendenza del figlio. La maxi operazione antidroga dei due Mari, condotta nelle ultime ore dai carabinieri di Ascoli Piceno e Fermo, chiamati a eseguire su ordine del GIP Fermano 12 ordinanze di custodia cautelare a carico di 4 italiani e 8 nordafricani. Arresti e perquisizioni hanno interessato 3 regioni, la Campania e l'Emilia-Romagna, dove gli spacciatori si rifornivano di droga, e le Marche, mercato di destinazione finale della cocaina e dell'eroina che gli indagati trasportavano in treno, auto e anche a bordo di pullman di linea. 2 dei 12 spacciatori sono risultati irreperibili e 2 sono ancora ricercati, ma l'indagine coordinata dal procuratore Domenico Seccia coinvolge altre 12 sospettati, la cui posizione è ancora al vaglio degli inquirenti. Acquistata a Napoli, Caserta, Bologna, la droga veniva nascosta in ovoli ingoiati dai trafficanti per eludere le perquisizioni. I militari, un centinaio, quelli impegnati nel blitz di oggi, condotto con l'ausilio di 2 unità cinofile dei carabinieri di Pesaro e un elicottero dell'arma di Pescara, hanno sequestrato complessivamente 500 grammi di stupefacente. Determinante, ha sottolineato il PM Seccia in una conferenza stampa tenuta a Fermo, il ruolo delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Porto San Giorgio, Fermo, Sant'Elpidio a Mare e Civitanova Marche, le città dove la droga veniva smerciata. È stato arrestato l'uomo che ha provocato un incidente facendo ribaltare un'auto con a bordo 2 donne e un infante che hanno dovuto far ricorso alle cure mediche. Si tratta di un 45enne di Avellino. Poco prima dell'incidente aveva rubato un'auto parcheggiata a Cisinali. Un testimone che aveva assistito alla scena però ha allertato il 112 fornendo dettagliati elementi di quell'uomo. Il 45enne è stato rintracciato e bloccato. Banzano di Montoro col fiato sospeso per la scomparsa di Lucia Salerno, 70 anni, alta 1,70 m, capelli biondi, non si hanno più notizie dallo scorso 7 novembre. Aveva un carrello della spesa e un ombrello che stava camminando lungo la strada provinciale 18, una strada di collegamento che da Banzano conduce a Contrada. Da allora più nessuna traccia. I carabinieri, questa volta della stazione di Bisaccia, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Avellino 10 giovani extracomunitari ritenuti responsabili dei reati di violenza privata, minacce ed invasione di edificio. Gli stranieri ospitati e domiciliati presso un centro sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati di Bisaccia nella mattinata di martedì avrebbero messo in atto un'azione di protesta, occupando per circa 20 minuti dopo averli messi a soqquadro gli uffici della sede, allontanando con minacce gli operatori intenti a svolgere il proprio lavoro. Prosegue l'operazione di contrasto ai parcheggiatori abusivi in piazza Cardinal Pacca di Benevento, nuovo intervento della Polizia Municipale per identificare i cittadini extracomunitari che chiedono soldi agli automobilisti che sostano nell'area. Gli stranieri però sono riusciti ad eludere i controlli allontanandosi velocemente dalla zona prima del blitz. Prosegue la campagna itinerante di sensibilizzazione contro la violenza di genere della Polizia di Stato. Questo non è amore. Oggi a Benevento tappa nei pressi dello stadio. Ciro Vigorito, sentiamo. La continuazione di una campagna cominciata il 26 ottobre, ma sulla città e la provincia di Benevento. Ci saranno una serie di incontri per questa campagna di sensibilizzazione in occasione proprio del mese dedicato alla violenza di genere, che si concluderà il 25 novembre a livello nazionale, e noi nell'ambito territoriale beneventano stiamo portando avanti il campo Per Rosa, che è un momento di sensibilizzazione a tutte le donne in difficoltà, a tutte le donne che subiscono violenza, di poter rompere questo silenzio, perché solo rompendo il silenzio, in un ascolto sempre accogliente da parte nostra e da parte di una rete che sempre di più si sta rafforzando anche sul territorio beneventano, deve essere divulgato, perché soltanto con la continua e costante attenzione a questi temi si potrà nel tempo arrivare ad una consapevolezza da parte delle donne di vivere liberamente la loro vita in qualunque fase della loro età.
Questa è una cosa che noi stiamo veicolando come messaggio, soprattutto alle scuole, e il luogo di incontro è la strada, perché il camper è itinerante per le varie categorie, delle donne che vanno al mercato, delle ragazze che frequentano gli istituti scolastici. Siamo qui sul territorio pronti ad accogliere, pronto a raccontare la possibilità di accogliere le difficoltà degli altri. Bulli e spacciatori, da oggi puoi segnalarli con YouPol, presentata a Roma davanti ad una platea di oltre 300 studenti, la nuova app della Polizia di Stato. Alla presentazione hanno preso parte il ministro dell'Interno Marco Minniti e il capo della Polizia Franco Gabrielli. Sentiamo di cosa si tratta. Se da un lato ci può essere una perversa interpretazione di rendere un servizio negativo a delle persone che comunque stanno ponendo in essere degli atti negativi, perché gli atti di violenza sono comunque atti negativi, paradossalmente si rende un servizio alla vittima, ma si rende un servizio anche a chi, pensando di fare semplicemente delle ragazzate, rischia di innescare un meccanismo che purtroppo l'esperienza ci insegna può avere anche un esito mortale. E quindi questa modalità che abbiamo cercato di realizzare quanto più vicina alle modalità con le quali oggi i nostri ragazzi comunicano non è un invito alla delazione, non è un invito a creare un sistema di spioni, è semplicemente per creare gente e ragazzi consapevoli, per dare uno strumento di aiuto a chi è in difficoltà e a evitare, perché come ricordavo prima, la stessa legislazione sul bullismo, sul cyberbullismo, batte molto sui concetti di prevenzione. L'app si scarica, come tutte le app, ci sono due modalità, una anonima, perché abbiamo ritenuto che ci sia o ci possa essere ancora una diffidenza. Ovviamente noi in cuor nostro auspichiamo che la forma della registrazione prenda sempre più piede. Si segnala, si può fare sia messaggio scritto che invio di foto, di video. Ovviamente tutto questo arriva alle varie centrali nostre che sono collocate sul territorio. Ovviamente in questa prima fase abbiamo tre grandi città pilota, poi dall'inizio dell'anno prossimo a febbraio sarà esteso a tutti i capoluoghi di regione e poi nei mesi successivi a tutti i capoluoghi di provincia. Nuova ondata di maltempo in Campania con piogge e temporali che provocheranno una criticità idrogeologica ed idraulica di colore giallo. La Protezione Civile della Regione ha diramato l'allerta meteo informando le amministrazioni. Sotto osservazione la Piana Campana, il Casertano, Napoli e il suo Interland, per poi spostarsi verso il centro-sud della Campania. E con l'abbassamento delle temperature inizia la stagione dell'influenza. L'ASL di Benevento informa e fa sapere al via la campagna di vaccinazione. Il servizio. Anche l'ASL di Benevento ha dato il via alla campagna per la vaccinazione antinfluenzale 2017-2018 con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del servizio aziendale di epidemiologia e prevenzione. La vaccinazione rappresenta il principale strumento di prevenzione della sindrome influenzale che secondo gli esperti quest'anno sarà particolarmente aggressiva. Il vaccino è offerto gratuitamente ai cittadini ultra 65 anni e a coloro che risultano affetti da patologie per le quali l'influenza potrebbe causare gravi complicanze. È sufficiente una sola dose di vaccino per la protezione della malattia. I cittadini potranno rivolgersi ai propri medici di medicina generale, ai pediatri di famiglia, ai servizi vaccinali dell'ASL per informazioni e per effettuare la vaccinazione. La campagna sarà attentamente monitorata e nel caso in cui dovesse verificarsi una richiesta maggiore, l'ASL adeguerà i rifornimenti in modo da garantire la copertura vaccinale a tutti gli aventi diritto. La comunità scientifica al Ministero della Salute sottolinea l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare per gli anziani e per chi soffre di patologie croniche e debilitanti. In un vicolo della città di Benevento, murata in una casa, una scultura del dio egiziano Amon-Ra del primo secolo d.C., scoperta fatta dall'artista sannita Giovanni De Noia, ci ha spiegato tutto proprio lui. Ascoltiamolo.
E ho scoperto l'altro giorno questa scultura del dio Amon, una scultura egiziana, del primo dio egiziano. E praticamente la stessa struttura, la stessa misura, lo stesso materiale e la stessa iconografia sta al Museo del Sannio, inventariata come volto umano con testa di animale. Qua c'ha due, il volto umano e due corna in testa, che rappresenta il dio Amon-Ra. Praticamente in effetti era adorato in Egitto, e noi abbiamo avuto la fortuna di tre grandi imperatori nel maggior diciamo così, potere che avevano in quell'epoca, circa 2000 anni fa, di costruire una città nella città, che era il Tempio di Iside. In effetti le prime tracce già c'erano, perché qui a Benevento molte gente ricca avevano i propri giardini delle edicole di Iside. Iside fu la fusione tra il dio Amon e il dio Ra. In effetti abbiamo avuto la fortuna di questi tre grandi imperatori, Vespasiano, il suo figlio Domiziano e Caracalla, che erano devoti al culto di Iside, e dietro in carica a uno dei più grandi imprenditori italiani, allora, che era un beneventano, Rutilio Lupus, che 14 anni dopo poi fecero costruire l'Arco di Traiano, fece costruire questo Rutilio, che era anche prefetto in Egitto. Qui a Benevento è presumibile che per 300-400 anni si parlava addirittura egiziano. In effetti Benevento ha una storia talmente di civiltà, pensate un poco a quelle che hanno fatto poi dopo successivamente i Longobardi, eccetera. Ma questa è un'altra storia. Io voglio raccontare invece qualcosa su Iside. In effetti abbiamo qui il museo più importante del culto di Iside, di tutta l'area occidentale, con delle sculture. Furono portate un centinaio di sculture qui da questo Rutilio Lupus, dall'Egitto, e furono trovate nel 1903 sotto le mura longobarde. In effetti sotto il muro longobardo fu trovata anche una testa enorme che è catalogata qui nel museo come Dea Giunone. E in effetti quella è Iside, perché io ho fatto delle prove con un'altra immagine simile, come due gocce d'acqua, che sta in un museo di Berlino. C'ho delle foto che testimoniano queste, e quindi va corretta anche questa dicitura, questa didascalia sui deplianti, eccetera, eccetera, fatto tutto in modo errato in passato. Quindi questa qui è stata catalogata, questa scultura, come addirittura come medusa, ma medusa in testa c'ha delle serpentelle, questa invece c'ha delle corna, sono le corna dell'animale Ariete. L'Ariete, praticamente ci stanno un centinaio di sculture in Egitto che rappresentano Ariete come dio Ra Amon. E penso che altre cose, poi ho scoperto sulla Rocca di Rettore addirittura Iside e Osiride, con una stessa immagine che sta al Museo di Vienna, e poi ho scoperto il Ninfeo, dove si purificavano i sacerdoti egiziani, che sta qui a Benevento, e l'ho comunicato anche sui giornali. E poi in seguito faremo un dettaglio più preciso e più articolato, in modo che tutti possano vedere la verità di queste. Ho avuto anche rapporti con un grosso archeologo che tra poco mi raggiungerà, e praticamente lui ha scritto un libro su Iside a Pompei, e praticamente lui ritiene che le mie scoperte sono valide, e quindi ora non resta altro che pubblicizzarle adeguatamente. Siamo alla pagina
pagina sportiva con una lettera ufficiale inviata ai dirigenti a nome di un noto operatore economico toscano. Abbiamo manifestato l'interesse ad avviare una trattativa per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza del Benevento Calcio. Con queste parole Alessio Sundas, agente FIFA e responsabile della Sportman, ha annunciato l'invio della proposta di incontro con il presidente del club Campano Vigorito per verificare se esistano le condizioni per la cessione della società giallorossa. In mattinata il primo dei due allenamenti in programma per i ragazzi proprio di Mister De Zerbi, guidati dai preparatori atletici. I giallorossi hanno sostenuto esercizi di riscaldamento in palestra seguiti da lavoro atletico a secco sul campo. Hanno continuato il percorso personalizzato di recupero Costa e Iemmello nel pomeriggio, la seconda seduta. Allenamento solo pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri lavorano al centro tecnico nella settimana della sosta per gli impegni delle nazionali. Il campionato, lo ricordiamo, riprenderà sabato 18 novembre con Napoli-Milan, anticipo della giornata numero 13 di Serie A alle ore 20:45. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Tutta la redazione de ilmeteo.it vi augura una buona giornata. Previsioni del tempo per venerdì 10 novembre. Condizioni di tempo molto instabile al centro-sud con fenomeni anche violenti, meglio al nord con tempo più asciutto, sia pure con molte nubi. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord ultime piogge mattutine sulla Romagna, ma migliora presto. Bel tempo altrove con il cielo che sarà tuttavia irregolarmente nuvoloso. Spostiamoci ora al centro, dove sarà molto instabile sulle regioni peninsulari con piogge frequenti e con locali temporali. Occasionali piogge anche sulla Sardegna nord-orientale. Migliora già in serata, salvo ancora disturbi sulle coste adriatiche. Raggiungiamo infine il sud, precipitazioni diffuse e frequenti su tutte le regioni, anche forti, e con possibili nubifragi sui settori ionici tra Sicilia e Calabria. I venti saranno deboli e localmente moderati, variabili su tutti i bacini. Concludiamo come di consueto con le temperature, le minime saranno comprese tra i 2 e i 18 gradi su tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo all'incirca 15-16 gradi al nord, fino a 18 gradi al centro e punte di 20 gradi al sud.